Antrodoco è un paese famoso anche per l'arte pasticcera e anche per le castagne. Sentiamo Patrizia Napoletano. Se siete golosi ed amate dolci e gelati, Antrodoco è il paese che fa per voi, perché la tradizione pasticcera è tra le più ricche della Sabina. Quale dolce preferisci tu? Le frappe, la torta con le noci. Queste. Perché? C'è la crema. Se vi piacciono le castagne, poi, qui si trovano vere delizie per il palato, torte e gelati di marroni, di qualità eccezionale, le specialità del posto. Sì, perché i castagneti ad Antrodoco si estendono per un quinto del territorio e producono oltre 3.000 quintali di frutti. Circondato dai monti Terminillo, Montegiano e Montenuria, questo paesino dell'Alta Sabina è immerso nel verde della Valle del Velino, ancora incontaminata dall'uomo. Una condizione ideale che nel 92 ha determinato la sua scelta come sede della scuola del Corpo Forestale dello Stato. Ogni anno per 10 mesi circa 200 allievi sono ospitati nell'ex convento di Santa Chiara del 1300, ristrutturato e conservato perfettamente. All'interno un orto botanico adatto alla didattica. Riguarda le specie appenniniche che sono tipiche di questo ambiente. Qui si trovano tutte le piante arboree o arbustive che caratterizzano la Valle del Velino. Anche per la presenza degli allievi la cittadina è diventata un grosso centro commerciale. L'apertura domenicale dei negozi attira visitatori da tutta la valle. Ma l'asso nella manica dell'amministrazione è il complesso termale, noto fin dall'antichità. Con l'acqua delle sue sorgenti sulfuree, i romani curavano malattie della pelle e disturbi gastrointestinali. Dopo anni di abbandono, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, è ripresa la ristrutturazione dell'impianto. Fra un anno, probabile, l'inaugurazione. Ma Antrodoco, il vicus interocrium romano, villaggio tra i monti, è nota anche per le sue famose gole. Qui nel 1821 si svolse la prima grande battaglia del risorgimento italiano contro gli austriaci. E si raccontavano storie di streghe e demoni che nel passato avrebbero infestato le pendici delle gole finché tutto il passaggio fu consacrato e dedicato alla Madonna delle Grotte, festeggiata ogni anno. E dopo il sacro, gli antrodocani non dimenticano il profano, festa della birra, fiera del pecorino, sagra degli spaghetti alla carbonara e quella degli stracci, manicaretti particolari. Un piatto tipico antrodocano, si preparano con una crepe ripiena di mozzarella, carne macinata, ragù, parmigiano, e si avvolgono e si infornano. E dopo le sagre, le passeggiate al castello, acquistato dalla regina Giovanna nel 1400, è ridotto male, ma vale la pena di visitarlo per il senso di distensione che danno i vialetti alberati quando lo sguardo dall'alto abbraccia l'orizzonte. Forse non tutti sanno che nella nostra regione, tra